Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nel canale. Siamo tornati finalmente su Clash of Clans a grandissima richiesta in un episodio farming. Dopo una settimana precisa, bentornati nel mio account principale. Siamo su Grax e potete notare l'apoteosi di risorse, più di 8 milioni d'oro. Vi voglio cominciare a spoilerare quello che faremo all'interno di questo video. Quest'oggi episodio molto speciale perché faremo ben due strutture difensive ed inoltre un upgrade all'interno del laboratorio consigliato da voi. Io non me n'ero nemmeno accorto, sono un pollo. Poi dopo scenderemo nei dettagli. Quello che posso dirvi è di seguire il video dall'inizio alla fine. Come promesso nel precedente episodio, quest'oggi evento guaritori da completare insieme. Ci fiondiamo subito nella bacheca eventi. Il primo che ci viene proposto è l'evento bonus stella per 4. Quindi sotto con le corone sfonderemo i nostri avversari, mentre il classico evento guaritore da fare 3 progressi, vincere 3 battaglie utilizzando minimo 3 curatori. Occhio Grax, i fail sono dietro l'angolo, ma noi ragazzi siamo swag. Per fare una buona Archer Queen servono 4 curatori. Noi quindi ne utilizzeremo 4 ad attacco. Speriamo bene. Ragazzuoli incredibili, mi stavo dimenticando, vi devo ringraziare per il supporto. Siete veramente epici, lo so, vi ringrazio ad ogni video, ma siamo tornati in tendenza con Clash of Clans lo scorso episodio. Mi sembra circa alla 30ª posizione, non ci sto credendo. Grazie davvero a tutti, ce la facciamo ad arrivare pure per questo episodio a 7000 like. Mi sembra di aver detto tutto, possiamo partire con gli attacchi. Non è vero, perché prima di andare ad attaccare dobbiamo scaricarci, altrimenti tutto l'oro in eccesso viene buttato. Direi di fare subito la difesa aerea, non prima però di aver preso la cassetta di gemme, e in questo momento non si vede. Dov'è la cassetta di gemme? Ve lo dico io, è glissata qui dietro alle mongolfiere. La togliamo con 1000 di elisir. Stiamo salendo di brutto, supereremo le 9450. Ragazzuoli, la prima difesa che faremo quest'oggi si tratta proprio dell'arco X. A livello 2, perché sì, lo voglio portare a livello degli altri e non lo metto nei sondaggi. Costa 4 milioni, lo facciamo immediatamente. 8 giorni. Top, smezzato delle risorse, è il momento di presentare gli eserciti e partire con gli attacchi. Il primo disponibile è un Archer Queen Walk draghi e mongolfiere. 6 draghi precisamente, 11 mongolfiere nel castello, 8 maghetti e 9 goblin disponibili per razziare le risorse esterne. Sono sempre molto tattici, me li porto sempre. Il secondo Archer Queen Walk Go Wipe. Ragazzuoli, primo in attivo, lo andiamo a cercare proprio ora. Ti prego, un 400.000. Sto giocando a mezzanotte, quindi abbastanza in notturna. Spero di trovarlo abbastanza presto. No vabbè ragazzi, guardate che base buffa, la voglio assolutamente fare. Ah, i cestini di funghi, quindi cade proprio a fagiolo per i nostri draghetti. Inoltre, torre infernale di livello 1, 2 arco X disponibili e uno in upgrade come il mio. Ragazzi, andiamoci pesantemente, ma che ci importa. Via subito con la regina e dietro curatori, almeno progresso assicurato. Non è vero, perché ancora dobbiamo vincere la battaglia. Mettiamo, direi, i draghetti da questa parte, tutti belli larghi, li ho messi tutti stretti. Come sempre Grax sbaglia di continuo. Vado pure con il castello, dobbiamo assolutamente entrare all'interno. Una bella pozione della furia iniziale, complimenti, hai preso tutti i draghi, ora sì. Cerchiamo di entrare all'interno, assolutamente. L'arco X, uno è settato su terra, no, sono tutti e due su terra. Però i draghetti stanno facendo il caos più totale. La cura in corrispondenza della torre infernale è veramente il top. Sono costretto ad attivare l'abilità, gli archi X si fanno sentire, le mongolfiere, ditemi voi quando lo utilizzo. E ho appena scoperto che si trova pure un'altra torre infernale proprio qui sotto. Complimenti Grax, che occhio da scout, proprio fenomenale. La regina sta al centro, ti prego Queen, fai la differenza, ci servirai pure per il secondo attacco. Abilità della Queen, dobbiamo riprendere subito la vita. Il drago ci ha preso l'ultimo deposito, direi di fuggire. Secondo me ce ne possiamo andare, riprendiamo tutta la vita della Queen e ce ne andiamo di corsa. Dai regina, resisti, resisti un altro po', no, troppi colpi, ce ne andiamo ora. 70% ragazzi, 100% del bonus, 456 7000 d'oro. Incredibili risorse. Occhio al progresso 1 di 3. Andiamo a fare subito il secondo attacco. Come sempre il King ci abbandona la prima battaglia. L'importante però in questo caso, in questo evento, è avere la regina, e ce l'abbiamo, quindi via. Fiondati sul secondo inattivo. Ti prego un 400.000 subito. Secondo me possiamo fare questo. 380.000, inizia da 3 secondi. Partiamo al volo con due golemozzi da sotto. E in teoria ho sbagliato, perché prima si parte sempre con l'Archer Queen. Ma siamo in farming e tutto è ammesso. La regina l'ho messa da quella parte, ci sta, secondo me ci sta, però i golem stanno là sotto e non stanno facendo niente. Vado con due mongolfiere inutili, proprio inutilissime. Vado con i maghetti e cerchiamo di mandare i pekka facendogli fare, non il giro, facendoli entrare. L'ultimo pekka messo, andiamo subito con una bella furia per velocizzarli, dobbiamo distruggere il tutto. Vai pecconi che iniziano a fare il giro. La regina sta facendo il giro a sinistra e questa è un'ottima cosa. I golem sono entrati proprio ora e la regina sta entrando. Supportiamo i bei maghetti, una bella curetta qui, belli maghi là al centro che vanno sulla difesa aerea top. Utilizziamo bene
le pozioni. Vai Pekka, spacca del tutto. Il maghetto dietro è veramente super tattico, che distrugge immediatamente il cannone. Benissimo, direi di utilizzare, forse sì, ora una bella furia, perché lì c'è un agglomerato di difese un po' troppo importanti. La regina continua a distruggere muretti e si fa la parte centrale. I goblin probabilmente li utilizziamo alla fine, però guardate quelle bruttissime Tesla lì, che comunque faranno un sacco di male. Il maghetto dietro è sempre il top, ma quanto è forte quel mago, guardate che sniper da dietro, proprio counterissimo. Bene bene, regina sul municipio, tanto ci sono i curatori, va tranquilla tranquilla. E i Pekka continuano a dare delle hit veramente sensazionali. No, il maghetto me l'hanno fatto fuori, non ci provate mai più. Abbiamo preso ora il municipio, però occhio, perché dall'altra parte ci sono i reali e addirittura tre miniere ancora da prendere. Per fortuna la difesa era andata giù, ma abbiamo ancora l'abilità della Queen. Tutto è possibile. Un'ultima pozione della furia qui, che va ad aumentare il Pekka. Dai Pekka, distruggi tutto. Dobbiamo distruggere la torre degli arcieri, che è quella che potrebbe dare un po' più fastidio alla nostra Queen. La Tesla sicuramente verrà fatta fuori ora e il Pekka si farà il giro esterno. Meno di 45 secondi per fare il 100%. La difesa era va proprio in questo momento giù. Distruggiamo il mortaio, arrivano gli eroi e direi di posizionare i goblin per andare velocemente a razziare tutte le risorse. Giù la regina degli arcieri avversaria, il king è distratto dai goblin. Dobbiamo assolutamente distruggere gli ultimi edifici, sono pochi. Abilità della Queen, 20 secondi e ci portiamo a casa un tristellamento veramente eccezionale, con anche un goblin di risparmio. Non male, ottimo bottino, 100% il bonus. Arriva il castello e 880.000 di bonus stella per 4. Uno sguardo al progresso, benissimo, 2 di 3 e dobbiamo solamente aspettare tutte le truppe per il terzo attacco. Cari ragazzoli, mentre aspetto le truppe vi racconto una curiosità e sicuramente mi prenderete per pazzo al 100%, ma va bene così. Considerate che in questo momento in questa stanza c'è una sauna, grazie alla luce e alla temperatura esterna. Quindi cosa succede? Il mio telefono, registrandosi, surriscalda, crash e si riavvia. Un dramma. Per evitare tutto questo, cosa mi sono inventato? Cosa ho dovuto necessariamente fare? Sotto al telefono ho messo una busta di pisellini Findus surgelati, non vi sto prendendo in giro. E purtroppo non è nemmeno un placement. I potenti mezzi di Grax, ma come sto messo? Truppe pronte, regina disponibile, il king oramai ragazzi già sta in vacanza, ha finito la scuola prima di tutti, andiamo a cercare il terzo inattivo e completiamo questo evento. Spettacolo, veramente spettacolo, 456.000 a quest'ora si farma da dio, però occhio ragazzoli che non è tutto scarico. Mi stava aspettando, lo so, andiamo a farmare, cerchiamo di devastarlo immediatamente. Non vi ho presentato nemmeno il terzo esercito. Giganti e minatori, oramai ci sto prendendo gusto, sono veramente carinissimi. Andiamo con i giganti qua sopra perché sì, sto vedendo un sacco di miniere e utilizziamo queste truppette, ovvero un bel po' di arcieri. I goblin ce li lasciamo alla fine. Qua sotto invece ragazzuoli, mentre la parte in alto è praticamente fatta, ho piazzato la regina con i curatori e c'è pure una zanzara che mi sta dando fastidio. La regina a livello 40 dovrebbe farsi quella parte tranquillamente. I reali e l'avversario sono molto bassi. Molto molto bene, quella zona è fatta. Qui aspettiamo che la regina scenda. Dai regina scendi, che ce la puoi fare. Ce la puoi fare tranquillamente. Giù il cannoncino, distruggiamo la regina, occhio perché sta subendo un bel po' di danni pure una bomba gigante. Vado con l'abilità e magari mandiamo qualche gigante per tankare le difese. Ci siamo, per fortuna gli Archix sono molto molto scarsi. Di qua ragazzuoli un altro gigante, vado con barbari e minatori, ne abbiamo ancora 11 da utilizzare. Butto tutto, non mi importa, dobbiamo fare un bel po' di stelle. L'oro dovrebbe essere tutto quanto razziato, no, ne mancano 160.000. Forse all'interno di queste due miniere, non è vero, dobbiamo prendere pure i depositi, quindi regina fatti sotto, devi fare del male fisico a questo villaggio. Giù tutti i depositi. Altri due minatori, entriamo all'interno, vado con i maghetti. Goblin ce li lasciamo, sì, probabilmente sì, per prenderci magari questi depositi esterni. La regina sta entrando, distruggiamo la torre infernale, no, prima va sul municipio. Guardate che push all'interno, perfetto, la regina ci prende il municipio, abbiamo razziato praticamente tutto. Mancano 25.000 monete che sono sicuramente all'interno dei depositi. Facciamo così ragazzi, no, i goblin mi vanno sulla trivella. 45 secondi, dai che non voglio chiudere al 69, ti prego non al 69, ti prego non al 69, non ci voglio credere. Molto bene, però l'importante era comunque vincere l'evento, completare l'evento. Abbiamo preso 30 gemme e 30 di esperienza classica. Ah ragazzi, un'altra cosa, ho sprecato pure l'elisir in eccesso, che rimanga tra noi. Detto questo, credo che sia arrivato il momento di concludere insieme questo episodio, ovvero dobbiamo fare due upgrade. Il primo ragazzuoli, a grandissima sorpresa, lo troviamo all'interno del laboratorio. Molti di voi sicuramente non lo sapranno. Entriamo nel laboratorio, dobbiamo fare per il livello 10 la pozione della guarigione a livello 7, costa 6 milioni, e la pozione clonazione a livello 3, che sono state sbloccate per il TH10 con l'ultimo aggiornamento. Direi che per questo episodio possiamo accontentarci di una bella pozione guarigione a livello 7, 10
giorni 6 milioni. Tranquilli, appena sarà possibile faremo pure l'altra pozione. Direi di andare a fare subito la difesa che ha vinto il precedente sondaggio, ovvero il cannone tipo A, che era esattamente il cannone di sinistra. Costa 6 milioni e mezzo, non possiamo farlo, ma utilizzeremo una bella magia, ovvero la tesoreria. Abbiamo fatto pure la rima, top del top, prendiamo tutte le risorse, siamo esattamente ad 8.434.000. Quanto oro, quanto ben di Dio. Andiamo a fare il cannone, purtroppo non lo possiamo perfezionare, no, perché non sono ancora BH4. 6 milioni e mezzo, 7 giorni, il primo cannone a livello 13, e non pensate male. Cari ragazzi, questo episodio è stato veramente straordinario. Per il prossimo andate a votare il sondaggio, io direi di reinserire, di riniziare con stregone di livello 8 contro arciere di livello 13, ma già so chi vincerà perché lo faccio a fare sto sondaggio. Però lo faccio comunque perché oramai è tradizione. Detto questo ragazzi, vi invito a lasciare un pollice in su di supporto per Clash of Clans, un commentino qui sotto, noi ci vediamo al prossimo video, un salutone a Grax, un salutone dai pisellini Findus, al prossimo video, ciao ragazzi!